poi dopo facciamo domanda qua. Tipo. Amici di Santa Catesi nel Mondo, siamo qui con i membri dell'Associazione Vita e con il presidente neoeletto Nicola Perrella, in occasione appunto del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, delle manifestazioni al Palazzetto. L'Associazione Vita, come sempre, è presente per così dare anche un supporto come sicurezza, come ordine pubblico, come, diciamo così, in un certo senso protezione civile. Nicola, neoeletto presidente di un'associazione che ormai ha una lunga vita, che è giunta a quanti anni di vita e soprattutto quali sono i suoi associati? Chi sono? Sono volontari o...? Sono 12 anni che l'associazione è operativa, è nata nel 98, quindi 12 anni abbondanti. Siamo tutti volontari, non ci sono dipendenti, non c'è scopo di lucro e quant'altro, quindi siamo tutti quanti volontari di varia estradizione sociale, politica, culturale e quant'altro, di età e quant'altro, tutto qua. Cosa serve per, appunto, a parte la volontà, per venire a fare, per venire a dare un supporto magari a questa associazione? Magari ci sono dei giovani che non sanno come fare, che magari sono timidi, hanno vergogna di venire a chiedere. Non c'è problema, perché l'associazione è aperta a tutti quanti, ovviamente. Basta fare sul modulo di domanda, basta fare la richiesta di appartenere all'associazione, dopodiché i più volenterosi frequenteranno un corso di primo soccorso per poter ovviamente operare sul mezzo, sull'ambulanza, perché non è che si può operare così. C'è bisogno di un corso specifico che dia la possibilità di imparare qualcosa in modo che in casi di emergenza possano operare. Nicola, appunto, hai citato una novità importante, una notizia importante. In realtà è tornata l'ambulanza a Sant'Agata perché è stata rinnovata la convenzione, appunto, che così rifornisce, perché in realtà già c'era prima, poi c'è stato un lungo periodo di sospensione in cui in un certo senso c'è stato anche qualche problema tecnico forse nel paese, perché in un paese così piccolo, senza una struttura ospedaliera molto vicina, l'ambulanza è un servizio essenziale di prima necessità. Cosa è successo? Come mai è riuscita a ritornare l'ambulanza e se adesso siete di nuovo attivi al 100%? Esatto, da qualche giorno siamo attivi al 100% dopo aver dialogato e chiarito con l'amministrazione alcuni passaggi per la gestione del servizio. Sembra perché stiamo aspettando ancora l'ufficialità della cosa, sembra che tutto torni come prima, quindi siamo sempre stati operativi in qualche modo, anche se nell'ultimo periodo c'è stato un vuoto organizzativo a livello di associazione, e quindi ce la siamo presi un po' comoda. Adesso speriamo di riprendere a pieno ritmo quello che si faceva prima, cioè primo soccorso, trasporti programmati e quant'altro, tutto quello che concerne un servizio di ambulanza in un piccolo centro come il nostro, che hai detto bene, dista 50 km da un pronto soccorso più vicino, insomma. Un'ultima domanda, Nicola, prima di parlare con qualcuno degli associati. Dicevamo, appunto, tante persone di diverse estrazioni sociali che sono tutti volontari, quindi comunque non esistono così criteri per venire per dare una mano in questa associazione, ma quanti sono al momento gli associati attivi nell'associazione e soprattutto se esiste ancora così in un certo senso una mano che viene data all'associazione da, per esempio, i bandi del servizio civile? Allora, per ciò che riguarda i bandi del servizio civile, ne abbiamo fatti prima di questo vuoto di gestione, abbiamo fatto ben 3 bandi di servizio civile, abbiamo impiegato 19 persone, anche se per un tempo limitato, con una cifra, cioè quello che prevede il servizio civile, quindi lo abbiamo fatto. Adesso speriamo di riprendere un discorso di progettazione con la provincia per poter far sì che anche qualche altro ragazzo, qualche altro giovane possa fare questa esperienza. Dare una mano all'associazione e magari così migliorare un po' la propria vita. Allora, voi che fate appunto parte di questa associazione, avete fatto sicuramente un corso di primo soccorso che vi è comunque utile in generale nella vita. Cosa significa venire a prestare in un certo senso il proprio tempo libero gratuitamente al servizio anche di manifestazioni comunque pubbliche o comunque al servizio di un'ambulanza che è essenziale in un paese? Beh, questa qua è una cosa che uno deve sentire, insomma, per poter dare una mano al paese, aiutare chi ne ha bisogno. E noi abbiamo fatto un corso, oltre al corso di primo soccorso, anche un corso di BLS, BLSD, insomma, siamo formati abbastanza bene. Speriamo di continuare ad aiutare, insomma, visto che il paese per la percentuale è fatta tutta di persone anziane, speriamo di poter aiutare e che venga gente nell'associazione per darci una mano.
Quindi le competenze oltre alla volontà. E infine, quali sono i servizi che attualmente svolge l'Associazione Vita? Beh, attualmente l'associazione, diciamo, si occupa, diciamo, del trasporto di infermi e feriti. Diciamo, la principale nascita di questa associazione è stata data proprio dal fatto che, avendo, diciamo, a 50 km l'ospedale, quindi aspettando l'ambulanza da Foggia a venire a Sant'Agata, quindi è stato deciso, diciamo, di creare questa associazione per poter agevolare, diciamo, le cose all'interno. E poi, diciamo, l'associazione, come ha detto il presidente, che con i servizi civili che ha svolto, diciamo, si è occupata anche dell'assistenza anziani a Sant'Agata, e quindi è stato monitorato il paese, e quindi si è venuta a conoscenza di una percentuale molto elevata di anziani e non autosufficienti, quindi l'associazione è intervenuta anche per aiutare gli anziani. Grazie amici, allora ricordate, l'associazione Vita, se qualcuno volesse appunto entrare a far parte di questa associazione, è decisamente libera. Abbiamo bisogno di ricambi generazionali, perché noi non viviamo in eterno, abbiamo una certa età, è ora che ci riposiamo, quindi aspettiamo tanti giovani volenterosi, pieni di voglia di fare e che possono dedicare un pizzico del loro tempo a questo tipo di servizio sociale che fa il bene della comunità, insomma, tutto qua. Grazie a tutti. Ancora di 65 anni qua presente, io invito i giovani a venire nella nostra associazione e dare una mano veramente con l'anima, perché l'associazionismo è una cosa bella. Grazie. È vero, grazie a tutti. Non si guadagna niente, questo sì. Amici di Santa Catesi nel Mondo, 150° anniversario dell'Unità d'Italia qui a Sant'Agata, esibizioni sportive nel Palazzetto dello Sport San Lorenzo e ospiti d'eccezione il maestro Gustavo Caggiano con la sua squadra della DLF Slim Gym di Foggia. Maestro Caggiano, porti lo sport anche nei paesi della Capitanata, sì. Se fai lezioni ad Accadia, a Candela, a Castelluccio dei Sauri, vanno forti le arti marziali. Qual è ancora il fascino oggi di queste arti così antiche? Niente, non lo so, forse perché sono attratti dalla parola karate e i bambini sono curiosi di visitare questo mondo nuovo per loro, e poi man mano che si allenano, vede che gli piace, incominciano a capire le prime regole della vita e si restano. È un modo per avvicinarsi allo sport in generale, ma diciamo la verità, il karate è anche una specie di filosofia di vita. Esatto, esatto. Spiegacela. Niente, allora, la prima regola è rispettarsi, cioè, non so, ti do un esempio, io uso sempre questo sistema, cioè a casa, per esempio, i genitori che si arrabbiano, che non vogliono studiare, non so, fanno i dispetti tra di loro, fra fratelli. Il karate impara questo, la prima regola è il rispetto, perché è una regola fondamentale del karate che ti fa crescere. Se il bambino non le segue, non lo rispetta, viene rimproverato, viene preso delle misure, non che viene picchiato, ha delle sequenze, se non vanno fatte esce fuori dal cerchio, non so se riesco a farmi capire. È una cosa che poi viene copiata, perché vede l'altro che lo fa e il rispetto lo dà, allora è una cosa che si deve fare e lo fa anche lui. Una disciplina significativa. Allora, oggi non sei venuto da solo, ma hai portato molti ragazzi della tua squadra che lavorano con te, o meglio con i quali tu lavori, che sono anche campioni in un certo senso. Parlaci di loro. Niente, ecco, questo è il sacrificio, che man mano che vai avanti il bambino cresce. Per esempio adesso vi presento Lioce Roberto, che sono 14 anni che fa karate, cioè un bambino che aveva 4 anni, adesso ha 18 anni, sono 14 anni che è sempre rimasto, ma sto ragazzo ha avuto tutto del karate. Purtroppo la nostra arte è nobile ma è povera, cioè voglio dire che se non fosse per i genitori sto ragazzo non avrebbe mai visto la Germania, mai la Jugoslavia, mai l'Argentina, mai il Brasile, mai il Messico, tutte le parti dove lui è stato. E questo è un grande sacrificio per i genitori. È logico che se il genitore dà, il figlio deve anche dare. La cosa che vuole noi genitori, perché io sono anche genitore, cosa vogliono dei figli? Che si comportano bene, hanno un rispetto, vanno bene a scuola. Queste sono le cose essenziali della vita che vuole il genitore. Quindi insegnamenti ben oltre le semplici regole dello sport e del karate. E oggi però ci hai dato anche una dimostrazione che è piaciuta molto al pubblico santagatese, di tecniche di difesa personale, che sono, o di Krav Maga, che sono, diciamo, molto quotate attualmente, così un po' per così le paure istintive che abbiamo sempre tutti, e in realtà cosa, anche quelle forse sono così
tecniche di difesa di molto disciplinate. Sì. Bene, vedi, hai detto bene la parola inizialmente quando hai citato il fatto del... Purtroppo io ho detto, non so se hai sentito all'inizio della presentazione del Krav Maga, che è un diritto di tutti sapersi difendere. Bene, il Krav Maga è una di quelle cose molto semplici. L'unico problema che ha il Krav Maga è la continuità che ti devi allenare. Se non ti alleni dimentichi. Sono le tecniche, le devi sempre ripetere fin quando non avviene l'automatismo. Questo su tutto, sia nel karate sia nella difesa personale. L'unica cosa che posso dirvi è che basta pensare che questa disciplina è nata durante la guerra, durante la seconda guerra mondiale, ed era solo prettamente per l'esercito, lo usavano l'esercito israeliano, cioè erano gelosissimi, che l'israeliano è sempre stato geloso della sua dinastia. Niente, e invece adesso lo fanno nelle scuole elementari. Ciò vuol dire che è una disciplina così avanzata che oggigiorno va fatta, va eseguita. Cioè, voi sapete bene quello che succede nella vita. Sappiamo stupri, queste maledizioni che succedono ai nostri bambini che vengono rapiti. Cosa dirvi? No, non so, le parole sono queste. Allenarsi, fare questa disciplina ci permette di darci una certa cultura sulla nostra difesa personale. Gustavo, lasciamoci con una nota positiva. Oggi, diciamo così, queste esibizioni sportive sono state associate a una festa importante come quella dell'Unità d'Italia. Lo sport unisce, soprattutto oggi, soprattutto tu che insegni lo sport, quindi in un certo senso ha a che fare con i bambini, con i ragazzini. Sì, niente, unisce... Aiutatemi voi pure a dire, volete dire un'espressione? Unisce? Crea una famiglia all'interno della palestra, dello sport, quindi tutti i ragazzi si sentono quasi in famiglia quando arrivano in palestra. Poi lui è come un padre per noi, che ci ha cresciuti fin dalla nascita. Complimenti ragazzi, continuate così. Tanti auguri Gustavo per la tua associazione. Grazie. Grazie. Grazie.